una bellissima rassegna, ho visto il programma e sinceramente credo una delle rassegne con una qualità di presenze e anche un pluralismo di punti di vista che la rendono insomma un appuntamento rilevante non solo per la vostra comunità ma in generale. E poi l'accoglienza, bene, sono stati tutti molto gentili. Tutti molto interessati anche a questa storia che è passata un po' in sordina. No, è stata rimossa proprio per 80 anni, non se ne è quasi più parlato e invece adesso se ne parla e sono contento di questo. Come sarà questo autunno per lei? Di lavoro, come deve essere ancora per corrispondere un po' alle cose nelle quali si crede, ai racconti che si sente di dover fare. Ha parlato anche di giornalismo, lo spunto è stato dato proprio da un personaggio, il protagonista del suo romanzo. Il giornalismo attuale, a che punto siamo? Cosa c'è da migliorare? Ma insomma, più che giornalismo bisogna che le persone, il pubblico si rinnamori del racconto del giornalismo che si fa sui giornali, in televisione, nei siti più qualificati, perché insomma questa informazione così spezzettata, fatta di urla, di grida, non è secondo me un grande aiuto alla democrazia. Uno straordinario appuntamento quello di stasera alla Fornace con un protagonista della storia recente della nostra Repubblica che ci ha raccontato una storia altrettanto toccante, quindi siamo stati felicissimi stasera di ospitare Walter Veltroni, lo ringraziamo per la sua partecipazione perché sicuramente la sua presenza qui ad Agropoli ha impreziosito tantissimo la nostra rassegna, a cui ha dedicato delle parole veramente sentite, e ci danno coraggio, ci invogliano a fare sempre meglio e lui ritiene sicuramente dal programma che ha potuto vedere una delle migliori rassegne dedicate al libro e alla lettura che si tengono in Italia. Altri prossimi appuntamenti, ce ne sono tantissimi fino a fine mese, quindi da non perdere. Ma sicuramente da non perdere, la peculiarità della rassegna sta proprio in questo, riusciamo a coprire l'intero mese di settembre con grandissimi sforzi, grandissimi sacrifici, però lo facciamo con piacere, con amore, in modo tale da poter offrire al nostro pubblico affezionato stasera centinaia di persone qui per Walter Veltroni e proseguiremo sempre su questa strada, su questo cammino in modo tale da poter offrire un'offerta culturale sempre più importante.